There's disaster in your path, boundaries in your path. What do you desire when lifts you higher? You don't have to be extraordinary, just forgiving those who never heard your cries. You shall rise. You shall rise and lift toward the skies. Where others fail, you prevail in time. You shall rise. Buonasera, buonasera e benvenuti a una nuova puntata del viaggio di Intercampus che apriamo quest'oggi come al solito circondati da palloni, da fotografie e dai protagonisti, quelli che in giro per il mondo ci vanno per davvero. Buonasera Yuri Monzani. Ciao Edo, ciao a tutti. Ciao allenatore di Intercampus, già presente qui in trasmissione negli ultimi mesi, un anno fa più o meno? Più o meno, Romania-Libano. Eri venuto esatto a parlare di Romania e Libano, che avevano di per loro questi due paesi già delle specifiche importanti, interessanti, delle situazioni senza dubbio a volte anche preoccupanti. Oggi parliamo di un paese totalmente diverso dal Libano, totalmente diverso dalla Romania, un paese se vogliamo unico che è la Colombia, sì. un paese che stiamo vedendo già probabilmente in alcune immagini che abbiamo realizzato. In cui sei stato quando? Sono stato a maggio e a dicembre del 2010. Questo sempre tornando sul discorso continuità, cioè Intercampus si affida, esatto, e affida le proprie forze ad un paese e poi vi torna. Mi avete spiegato in questa ultima stagione che adesso la prassi è tornare almeno due volte all'anno. Esatto, in ogni paese. E per la precisione in Colombia siamo stati appunto a maggio e dicembre a svolgere due programmi differenti, che sono a maggio un seminario internazionale e a dicembre in occasione della Coppa Nazionale Colombiana di Intercampus. Tra l'altro due mesi mi dicevi in cui l'Inter si è contraddistinta per qualche vittoria importante. Inter, parliamo di prima squadra, tutte le volte che sei andato in Colombia abbiamo vinto qualcosa di importante. Perché a maggio, mentre i miei colleghi erano a Madrid a vedere la partita, io ero in viaggio per la Colombia appunto, e abbiamo vinto la Coppa dei Campioni, la Champions League, mentre a dicembre, sempre in viaggio, siamo riusciti a vincere, a diventare campioni del mondo. Bene, allora quindi porta fortuna, diciamo. Manderemo in Colombia nelle date, quelle bisogna sensibili. Bisogna organizzare bene i viaggi. Esatto, nelle date sensibili verrai spedito in Colombia con buona pace degli altri paesi. Senti Yuri, dicevamo, non abbiamo mai raccontato, forse l'abbiamo fatto, ma lo rifacciamo volentieri. Abbiamo detto della temporalità, del numero di questi viaggi durante l'anno. Però non abbiamo detto in quante partite di solito, da quanto sono formate le delegazioni, se c'è una media stabile. Di solito in due. Si parte in due, allenatore, due allenatori con a volte un responsabile, sì, tecnico. E nell'occasione della Colombia siamo sempre partiti in due allenatori, io e Sergio Maraia in qualità di allenatore dei portieri e io come allenatore Intercampus. Diciamo che le visite sono, si dividono in visite, tutte sono visite tra virgolette tecniche in cui voi prestate la vostra opera per insegnare a questi allenatori come insegnare, per consegnare il materiale. Poi ci sono le visite istituzionali in cui ci possono essere dei responsabili di Intercampus che invece vanno a parlare con le istituzioni, a spiegare di che cosa si tratta il progetto, di cosa tratta il progetto e in che tipo di interventi si vuole concentrare le forze. Due volte l'anno, delegazioni da due, allenatori, la principale difficoltà, ostacolo che hai trovato in Colombia? Partiamo dalle cose tra virgolette negative. Personalmente era davvero organizzato alla perfezione grazie a Riccardo Martinez, che è il coordinatore del Sud America. Che tra poco vedremo, esatto, vedendo, forse. Coordinatore del Sud America e ovviamente coordinatore della Colombia in quanto colombiano. Come ostacoli davvero siamo stati accolti benissimo, senza nessun tipo di problema, e quindi siamo riusciti a svolgere la nostra missione alla grande. La cosa più bella che ti rimane in testa, negli occhi, dopo essere tornato dalla Colombia? Ma della Colombia, la Colombia è un paese dove vivono, diciamo, tante culture diverse, e in quanto nel passato gli schiavi africani sono venuti appunto in Colombia e quindi i ritmi sono sudamericani, però la gente è... non la maggior parte, però tanta gente è africana di origine,
E quindi c'è questo mix incredibile, secondo me bellissimo, che è la Colombia, appunto. Certo, uno dei paesi in cui l'emigrazione, che poi non è stata neanche un'emigrazione, perché esatto, era una tratta degli schiavi. Esattamente, molti sono stati portati a forza, ha generato un sincretismo di culture, di religioni, di lingue, di tutto, insomma, che ha prodotto delle cose, come dicevi tu, molto molto affascinanti. Noi abbiamo preparato, come al solito, lo ha fatto il tuo omonimo ma non parente, esatto, Roberto Monzani, un servizio che ci racconta la Colombia oggi. La Colombia, che cos'è? Un paese di cui spesso purtroppo si parla solo per gli aspetti negativi, ma che reca in sé, che porta con sé invece delle ricchezze culturali, naturali, incredibili. Vediamo il servizio. Your song, written by the hands of God. Don't get me wrong, this might sound to you a bit odd. Viali lunghi alberati, immagini oniriche, sogno o realtà, strade lastricate di sangue, giocattoli che uccidono, una terra che si lamenta e chiede speranza. Cartolina alla Colombia, immagini assolate dalla spiaggia caraibica, della isla de San Andrés, dalle coste dell'Atlantico e del Pacifico alle pianure de los Llanos. La Colombia è un paese stupendo, un incrocio di panorami di nature differenti, è pianura e terra coltivabile, un mare ricco di fauna ittica e foresta fitta, montagne. La Colombia quindi possiede una varietà immensa di specie viventi, sono state classificate ad esempio 130.000 tipi di piante. In più il territorio è famoso per la sua ricca varietà di fiori, più di 50.000 specie, di cui l'orchidea è il massimo esempio, nonché fiore nazionale. Ve ne sono circa 3.000 differenti, e cioè il 15% di quelle esistenti al mondo. Un altro dato indicativo per quanto riguarda il mondo naturale in Colombia è quanto concerne la fauna aviaria. Il paese infatti occupa il primato mondiale per la sua varietà di uccelli, più di 1700 specie, il 18% esistente sul pianeta Terra, che vanno dall'enorme condor andino al minuscolo colibrì. Infine, la maggioranza dei pesci ornamentali che abbelliscono gli acquari di tutto il mondo proviene da qui, dalla zona degli Llanos orientali. Alla natura sommiamo le eccellenze artistiche del popolo colombiano, da García Márquez ai poeti del Novecento, a Botero e ancora alle note di Shakira. Immagina la Colombia, paese della storia complicata, del presente incerto, antica colonia spagnola, si trova attualmente a affrontare la forte spaccatura che c'è tra l'urbanizzazione dei centri abitati e la ruralità delle campagne. Entrambe le realtà vivono problematiche, stessa natura, diversa sostanza. Le città garantiscono maggiore qualità della vita e maggiori soluzioni professionali. Le campagne hanno minori disparità sociali in entrambi i casi. In entrambe le realtà i problemi sono costituiti dai cosiddetti cartelli colombiani, le famiglie mafiose che, intrecciandosi al potere costituito e a quello antagonista, hanno creato un impero basato sulla coltivazione e lo smercio della cocaina. Si tratta di organizzazioni criminali che hanno affrontato più rapidamente di chiunque altro i processi di internazionalizzazione della criminalità organizzata. Su di tutti la figura di Pablo Escobar, il defunto padrino dei padrini. La loro forza sta nel riuscire ad essere istituzione e antistituzione, governo e FARC, gruppi di guerriglieri filocomunisti che agiscono sulle montagne. Di questi scontri la polvere di stelle che tempesta le montagne e i villaggi diventa mine antiuomo, diventa lacrime per le famiglie, trappole per l'innocenza dei bambini. I bambini e i loro sogni, il futuro della Colombia, un paese bellissimo, terra di chiese, di uomini, terra dei loro sbagli, di natura incontaminata e poi di fiori, di orchidee. Eccole qui allora, cartoline, immagini, fotografie dalla Colombia del nostro Roberto Monzani. Tu ci sei stato recentemente, dunque l'ultimo viaggio l'abbiamo detto da dicembre, quindi 3 mesi fa. Adesso vediamo alcune immagini che si riferiscono proprio al paese sudamericano, che tu giustamente ricordavi essere un po' una culla dell'unione delle culture, unione fra le culture. Abbiamo realizzato delle immagini che vediamo nei nostri monitor e che alcune sono state realizzate da chi sono state realizzate queste? Dalle istituzioni proprie che sì. Ci dicevi ci hanno spedito poi dopo, eccole qua. Allora la qualità, diamo scusa ai nostri abbonati, la qualità è quella che è, l'hanno certo. Realizzata loro lì, però almeno abbiamo un documento. Qui dove siamo? Allora qui siamo nella sede del Deportivo Cali, appunto a Cali, in Colombia, e in occasione della visita di maggio dove abbiamo svolto un seminario, un corso internazionale con gli allenatori,
non solo del progetto Intercampus, ma era aperto a tutti, organizzato dalla Fondazione Crescere Giocando, l'ho tradotto dallo spagnolo, certo. E appunto anche grazie a Riccardo Martinez in qualità di responsabile di Intercampus. E qua vediamo alcune immagini del corso pratico, perché il corso si svolgeva sia pratico che teorico. Al mattino era teoria in aula, mentre al pomeriggio c'erano questi allenamenti nella fascia di età Intercampus 8-14 anni. Allora, siete andati in due allenatori, perché qui è utile che le immagini siano così tecniche, va bene, non sono eccezionali dal punto di vista della visione proprio, però ci spiegano tecnicamente qual è l'intervento, cioè entriamo un po' nello specifico. Intanto c'è un pubblico incredibile, c'è tantissima gente. Esatto, dove? Il pubblico sono i corsisti, quelli che partecipano al corso, che è ovviamente muniti di appunti, di foglie, di penne, prendevano appunti su quello che andavo a proporgli. Erano tre pomeriggi diversi, fascia d'età sono tantissimi, sì, erano quasi 300, provenienti anche da paesi. Quindi voglio dire, un'importanza tecnica anche notevole in questo senso, senza dimenticare che non è quello l'obiettivo, cioè l'obiettivo, esatto, è quello di aiutare socialmente, nel sociale, questi bambini. Poi, se in più, mi sembrano tutti abbastanza bravi a vederli così. Sì, i bambini erano, alcuni erano del Deportivo Cali, per okay, cui erano, quindi erano già formati. Professionista. Però l'obiettivo appunto di Intercampus, di questa visita, è stato quello di proporlo a tutti, aperto ovviamente anche agli allenatori Intercampus. I temi che abbiamo trattato sono stati temi non solo tecnici, ma anche dal punto di vista educativo e pedagogico. Infatti il titolo era proprio questo del seminario. Cos'è la prima cosa che avete spiegato a questi ragazzi nella teoria? Loro vanno a scuola, però la mattina erano con voi a fare teoria, però si trattava solo di 3 giorni? No, pomeriggio facevano l'allenamento, quindi i bambini, okay, mentre al mattino alcuni erano ragazzi universitari, mentre altri erano allenatori che venivano appunto a... Quindi di queste lezioni di teoria tu parli rivolta agli allenatori, non ai bambini? Esatto, agli allenatori, okay, mentre i bambini... Si gioca con i bambini, esatto, si giocava, il pomeriggio, si proponeva quando arrivano da scuola, perché c'è sempre il compromesso, vai a scuola e poi, esatto, vieni, certo, e poi vieni da noi. Mi sembra tutto molto organizzato, qui siamo a un livello superiore, però lo dicevi tu del Deportivo Cali. Di quelle vicende che narrava al servizio di questo paese, che spesso e volentieri è avvicinato e raccontato attraverso le gesta dei narcotrafficanti, ma non sono solo narcotrafficanti i colombiani, ma anche poeti, scultori, artisti e tante altre cose, si percepisce questo problema negli Intercampus o no? Allora, durante ovviamente questi corsi no, però abbiamo avuto l'occasione, oltre appunto in qualità di Intercampus, oltre a svolgere... Questo sei tu? Sì, questo sono io che spiegavo l'esercizio nel mio spagnolo italianizzato. E oltre a fare questo corso siamo andati anche nei satelliti di Intercampus, satelliti poveri di Intercampus. Quanti sono? Sono 18 in tutta la Colombia. Satelliti vuol dire società affiliate a Intercampus, sì, sparse sul territorio nazionale. Esatto. Che ricevono però materiale. E allenatori, formazione agli allenatori in ogni nostra visita, e quindi in pieno stile Intercampus. E quando siamo andati in uno di questi satelliti, la cosa che mi ha colpito era il campo da calcio dove noi svolgevamo l'attività con i bambini, sì, e in fianco al campo da calcio una palestra dove alcuni ragazzi consumavano droga comunque. E quindi questa è un po' la spaccatura, la divisione che c'è. Da questa parte Intercampus, da quella parte i ragazzi più grandi. Che poi è la tipica realtà sudamericana, per cui è un passo da una cosa positiva, ce n'è una negativa. Che impressione hai avuto degli allenatori colombiani, di gente che crede nel futuro, di gente che pensa si possa dare un futuro a questi bambini, o c'è una sorta di malinconia, di tristezza, di quasi rassegnazione a questo paese che negli ultimi decenni ne ha vissute veramente di tutti i colori? Ma gli allenatori, davvero, senza nulla togliere agli altri paesi del mondo, sono stati eccezionali, sia in qualità di accoglienza, sia come attenzione, sia come voglia di imparare, di apprendere, tantissime domande, e questo mi ha davvero colpito in positivo. Poi loro sono molto cordiali, molto allegri, cercano subito di farti trovare a tuo agio praticamente. Davvero una bellissima impressione. Abbiamo anche l'immagine di una conferenza, credo, che tu hai preparato, che abbiamo preparato per farvi vedere. E di cosa si tratta? Vediamo se ce la fanno vedere, ci mostrano, perché c'è stata anche una sorta di presentazione istituzionale, cioè vera, ufficiale. Esatto, sì, la cosa bella è che in questa presentazione... Allora, qui dove siamo qui? Allora, qua siamo nella sede del Deportivo Cali, durante quindi la lezione... a Cali? Sì, a Cali. Certo, che è uno dei grandi paesi, che è uno delle grandi città della Colombia. Esattamente.
anche questo è tristemente famoso per il cartello di Cali, che è una delle organizzazioni criminali che hanno insanguinato le strade della Colombia. Prego, Yuri. Qui eravamo nella sede a svolgere la lezione teorica, quindi al mattino, sì, dove sono intervenuto io, è intervenuto Sergio Maraia, che è il mio collega, il mio compagno d'avventura, e gli allenatori del Deportivo Cali. Una cosa che mi ha colpito appunto è stata la partecipazione. Cioè erano tantissimi. 200, 300 ma persone. Penso siamo arrivati a 300 persone. E niente, qua abbiamo appunto svolto la parte teorica. E che vuol dire per loro che quando, ripeto, questa è la parte, se c'è anche la possibilità di... qui parliamo di insegnamento agli allenatori e quindi è più tecnico l'insegnamento ai bambini, lo dicevamo prima, e invece ovviamente un aiuto sociale, un aiuto umanitario. Esattamente. In questo caso però se si può anche fare insegnare l'insegnamento, diciamo così, sfruttiamo la situazione. Mi sembra di capire che appena la parte di Colombia che si occupa di calcio ha sentito il nome Inter, è arrivata, certo, in massa ad ascoltare cosa l'Inter aveva da insegnargli, è così? Certamente, anche perché il ricavato, perché il corso aveva un prezzo per iscriversi, diciamo, sì, c'aveva un costo, e il ricavato andava alla fondazione Crescere Giocando, certo, quindi quello che avete guadagnato è stato subito reinvestito nell'aiuto ai bambini, per il progetto Intercampus e l'aiuto dei bambini. Poi abbiamo anche le immagini di una, li vedo molto attenti, si vede così, gli hai spiegato, sì, in 3 giorni. E in 3 giorni abbiamo diviso il corso 8-10 anni, sì, 10-12 anni, 12-14 anni. Cioè come intervenire sui bambini delle diverse età. Esatto, sia dal punto di vista tecnico, tattico, fisico e soprattutto psicologico e sociale educativo. Ecco. Quindi più piccoli sono, più giocano, detto in parole povere. Sì, diciamo che il gioco è la base sempre. Uh-huh. Poi ci sono diversi modi, diversi... interventi. Ecco. Cambia molto un bambino di 8 anni da uno di 14? Il bambino cambia molto, lo so, cambia il modo di intervenire sul bambino? Certo, quello sicuramente. Magari a 8 anni si predilige il gioco, è proprio fine a se stesso, mentre a 14 anni è già più, si sta formando il calciatore e quindi piano piano si va più nel tecnico e nel tattico. Da quanti anni fai l'allenatore Intercampus? Intercampus da 2 anni. Da 2 anni. Quanti paesi hai visto? Sembra un interrogatorio, ma sì, invece lo utilizziamo solo per avere qualche informazione in più. 9 paesi. E quali sono i bambini? Sono cose che mi incuriosiscono e spero incuriosiscano anche i nostri telespettatori. Sono più attenti i bambini più piccoli, quelli più grandi? Se si può fare una media, se si può già, diciamo così, tirare delle conclusioni, arrivare a delle conclusioni. Come attenzione diciamo che la maglia aiuta tantissimo, per cui andare là come allenatore Inter... è già un vantaggio, è già l'attenzione è doppia rispetto a... Certo. Ma non c'è tanta differenza, il trucco sta nella proposta didattica che gli si propone al bambino. Se la proposta è accattivante, interessante, il bambino è subito attento. Se la proposta invece non è interessante, il bambino, sia che abbia 14 o 8 anni, reagisce in modo diverso. Quindi voi andate, insegnate nei vostri viaggi, insegnate, basicamente preparate o ripreparate o riaggiornate gli allenatori. Avete un contatto, come ci hai fatto capire per esempio, esatto, da queste lezioni teoriche che avete tenuto in Colombia, dopodiché avete il contatto anche con i bambini e svolgete, in genere sono viaggi di una settimana, 10 giorni più o meno? Sì, dipende, poi spostate, se il viaggio nero è lungo sono 10 giorni, se il viaggio è corto sono comunque una settimana. Una settimana. Sì. E avete modo anche di avere contatto con i bambini? Certo, sì, quello sempre, quello con i bambini sempre, magari non tutti perché ad esempio 18 satelliti di Intercampus sono tantissimi, sono non solo a Cali, però con i bambini si ha contatto. La cosa che però è più importante è fare formazione agli allenatori, perché gli allenatori saranno lì sempre con i bambini, mentre noi saremo lì solo una settimana. Quindi quando noi non ci siamo è importante che... Qui dove siamo? Questa è una partitella loro? Qua siamo sempre, c'è Sergio Maraia che sta facendo la proposta per i portieri, per gli archeros. E sempre il corso, sempre alla sede del Deportivo Cali. Quindi qui siamo già sul campo, questi sono i bambini del Deportivo Cali che stavano comunque... attendendo penso il mio allenamento, perché dopo l'intervento di Sergio c'era il mio intervento per il corso. Certo, avevano già un'infarinatura, mi sembra che qui abbiate riscosso veramente grande, grande successo. Sì. Poi insomma l'uomo, forse il calciatore più famoso in Colombia, Ivan Ramiro Córdova, gioca nell'Inter,
è stato capitano della Colombia, poi ha avuto un rapporto negli ultimi anni anche difficile con la nazionale, non certo per motivi calcistici ma per motivi politici. Lui ha preso le difese dei calciatori più deboli in Colombia e forse questa è l'autorità calcistica del paese, non è piaciuto, quindi questa onestà intellettuale gli ha creato qualche problema. Ma al di là di questo credo rimanga per la gente, per il popolo, un grande modello, e quindi Inter vuol dire Cordova, Cordova vuol dire Inter, abbiamo un ulteriore biglietto da visita d'entrata, no? Certo, sicuramente. Le domande anche da parte dei bambini erano notevoli sui calciatori, ci chiedevano sempre di parlare in italiano, a loro piaceva tantissimo. Sì, gli piaceva tantissimo, e quindi ogni parola si traduceva e era una risata ad ogni parola tradotta, ecco. Allora, abbiamo dei contributi che tu hai realizzato, molto interessanti. Il primo è quello di un discorso di Riccardo Martinez, che è il responsabile del progetto Colombia e Sud America. E Sud America, esatto. In generale. Tu mi hai detto essere persona molto preparata, che vi ha aiutato, organizzata, precisa. Preparatissima dal punto di vista tecnico, dal punto di vista umano, precisissima negli interventi, davvero. Sentiamone una parte, credo sia in spagnolo, però forse qualcosa capiamo, altrimenti aiuteremo noi. Sentiamo. In porta, attenzione, parte la sua palla dentro, primo palo, una mischia, può andare il capitano, carica il destro, il tiro, è gol, 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 il capitano! Lo sai, per un gol io darei la vita, la mia vita, che in fondo lo so, sarà una partita infinita. È un sogno che ho, è un coro che sale a sognare, su e giù dalla notte, 90 minuti per segnare. E nerazzurri, noi saremo qui nerazzurri, pazzi come... Un especial saludo para todo el Intercampus de Colombia, que hoy estamos reunidos acá en la Kermés de Integración Familia Intercampus Colombia. Agradecimientos a Inter Futura, al Inter de Milán, por apoyarnos en este programa tan lindo de apoyo social en Colombia. No solamente en Colombia, sino también en Latinoamérica, Bolivia, Paraguay, Venezuela, Cuba, México, Brasil, Argentina. Muy agradecidos, y esto nos compromete a hacer cada vez las cosas mejor, con ese compromiso social, con esa sensibilidad por el apoyo a esta niñez de Colombia, para fortalecerlos a través del fútbol, no solamente en lo deportivo, sino en su crecimiento personal y social. Queremos hombres de bien, por tanto tenemos que, desde la semilla, desde la infancia, formarlos como tal. Para los entrenadores, para los padres de familia, un saludo especial y muchos agradecimientos por toda la presentación y la participación en el día de hoy. Estamos contentos. A partir de este año 2010 vamos a oficializar, institucionalizar la Kermés de Integración Familia Intercampus, para a partir del 2011 estarla repitiendo. Por tanto, muchas gracias a todos por la asistencia. Tra poco li rivediamo questi ragazzini. Allora, l'abbiamo lasciata così, non l'abbiamo tradotto, non l'abbiamo sottotitolata, l'abbiamo lasciata grezza, certo. questa parte del professor Martinez, che spiegava appunto come si era svolto l'intervento. Quello che ha detto è stato ringraziare l'Inter per questa opportunità, per questo appunto intervento sociale. Ha ricordato di come quest'anno si ufficializzi poi l'intervento, si istituzionalizzi questo intervento, ha allargato il ringraziamento all'Inter anche perché il lavoro è fatto su
tutto il territorio del Sud America, non solo nella Colombia, e quindi un messaggio di saluto appunto e di grazie, e credo che sia più che dovuto alla nostra società per tutto quello che ha fatto in Colombia. Abbiamo visto dei bambini ballare, abbiamo visto delle situazioni anche specifiche, quasi culturali, perché etniche e folcloristiche del posto. Esatto. Qui dove eravamo ancora? Qui eravamo sempre alla sede del Deportivo Cali, sì. In occasione però non del corso ma di un'altra, appunto la kermesse che parlava Riccardo. Sì, loro ogni... Che cos'è questa kermesse? È una specie di festa? Quando sono stato io a dicembre si è svolta la Coppa Nazionale Colombiana, sì. Dove tutti i 18 satelliti di Intercampus venivano accolti, a parte uno perché ci sono state le alluvioni in quel periodo, purtroppo. Certo. I paesi venivano accolti da alcune famiglie residenti a Cali e si svolgeva questa Coppa Nazionale Colombiana con tutti i satelliti di Intercampus. E la cosa bella è che ogni squadra non era chiamata col nome del paese ma col nome di un valore, per cui gratitudine, allegria, tutti questi valori qua. L'artefice è stato sempre Riccardo Martinez con le sue idee, e ogni squadra aveva il suo coro, il suo inno, uh-huh. Dove si parlava appunto di questo valore che c'era scritto. Quindi sulla organizzatissimi maglia. Ma anche sono, sì. Quasi letterari. Esatto. Bello, molto bello, ne veniva fuori un festival. Abbiamo ancora 2 minuti credo, quindi dobbiamo sbrigarci. Ti faccio vedere, tu le conosci, le hai viste benissimo, le conosci già. Faccio vedere ai nostri abbonati una parte, quella che ti dicevo quasi folcloristica, con due bambini che rappresentano credo i canti e i balli della regione. Una parte velocissima e poi anche degli altri bambini che ballano con la maglia dell'Inter. Vediamo i primi. Allora, solito menù di danze, balli, esatto. Danze, balli e quant'altro. Esatto, hanno provato a farmi ballare ma non ce l'hanno fatta. Va bene, loro sono sicuramente più portati. E poi ti dicevo, quelli folcloristici non erano questi erano più moderni, diciamo. Quelli folcloristici con i balli della regione, forse mm-hmm. sono quelli che vediamo tra qualche istante, vediamo. País más bello del mundo. A ustedes les traemos de corazón aire puro porque somos del mundo el pulmón. Así les mostramos de nuestra Colombia, regiones y su música, orgullo nacional. ¡Que viva Colombia, espectacular! ¡Que viva Colombia, cuna de cantores! ¡Que viva Colombia, tierra de campeones! Con ustedes el sanjuanero, desde las montañas. Guabinas y sanjuanero son la sensación. Todos a pegarse la rodadita y todos a bailar en esta fiesta de los opitas. ¡Que suene el sanjuanero! ¡A ver con las palmas! ¡Eso! Y aquí me siento a cantar en esta piedra caliente. A ver si la dueña en casa se porta con aguardiente. Queda todo en gloria cuando se cante el trompo, cuando se cante el trompo. Así es que se va a bailar el mundo para ese mundo. Va bene, prosegue, così va avanti. Erano bambini molto piccoli che stavano, certo. Imparando, mi sembra, i passi. La signorina che ha introdotto il tutto ha detto il polmone del mondo, la Colombia, culla di grandi artisti, di grandi personalità, e noi così la vogliamo immaginare, così la vogliamo pensare, non certo come culla invece di cose negative, come spesso accade, come spesso viene descritta. Yuri, prossimo viaggio? Uganda. Quando?
Martedì, tra poco. Sì. Tra pochissimo, va bene. Quindi ti vedremo in Africa nel corso di questo periodo, poi tornerai ancora tra qualche settimana a raccontarci quello che succederà. Io ti ringrazio per quello che ci hai portato e che ci hai raccontato, complimenti e buon lavoro. Grazie a voi. Noi ci vediamo per quanto riguarda Intercampus e il nostro viaggio settimana prossima. Come sempre, qui presenti, partendo dal piano gentile, ma raggiungendo veramente tutto il mondo sotto l'insegna dell'Inter. Grazie, settimana prossima. Ciao! Heard your cries, you shall rise. You shall rise and look toward the skies. Where others fail, you prevail in time. You shall rise. You made